come dire, alla luce del seme che sta per far sorridere i bambini senza vergognarsi di avere i denti storti o carie. Questo è l'obiettivo di Dona il sorriso ad un bambino, il progetto tra la Fondazione Il Nome della Vita e il Policlinico Federico II, presentato oggi nella sede della Diocesi di Napoli. Il progetto, che sarà operativo a partire da maggio con le prime visite, è diretto ai bambini indigenti che non possono, a causa dei costi molto spesso elevati, ricorrere a cure private. La prima fase prevede uno screening di massa di piccoli bisognosi di cure che saranno effettuati dai medici delle aree funzionali di pedodonzia e ortodonzia dell'Università Federico II. In seguito i bambini saranno indirizzati presso le strutture del Policlinico per ricevere le necessarie cure. Il cardinale Crescenzio Siepe ha lanciato un appello agli studi privati dentistici. Nuove forme di povertà, nuove forme di generosità e di solidarietà, nata nel clima del Giubileo che ha voluto aprire le porte della Chiesa e soprattutto dialogare, collaborare, corresponsabilizzare tutte quelle realtà positive, belle, eccellenti che abbiamo. E questa è una risposta molto concreta, molto realistica, insomma, fa vedere come anche professionisti di alta levatura, eccellenti, che si aprono al mondo, soprattutto nel caso specifico dei bambini poveri, dei bambini bisognosi,